Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti glorifichiamo. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 76 e 77, 29 maggio e 2 giugno del 1900. Continuando a stare nello stesso stato, mi sentivo tutta oppressa ed avevo tutta la necessità di un sostegno per poter sopportare la privazione del mio sommo bene. Il benedetto Gesù, avendo di me compassione, per qualche minuto ha mostrato la dolcezza del suo volto da dentro il mio cuore, però non con chiarezza. E facendo sentire la sua soavissima voce mi ha detto: Coraggio, figlia mia, un altro poco lasciami finire di castigare, che dopo ci verrò come prima. Mentre così diceva, nella mia mente gli ho domandato quali sono i castighi che hai incominciato a mandare. E lui ha soggiunto: La pioggia continuata è più che grandine per ciò che sta facendo, e vi porterà delle tristi conseguenze sopra le genti. Detto ciò, è scomparso ed io mi sono trovata fuori di me stessa, dentro un giardino. E da lì dentro gli vedevo i raccolti disseccati nelle vigne, e dentro di me andavo dicendo: povere genti, come faranno? Mentre così dicevo, dentro quel giardino vi era un ragazzino che piangeva e gridava tanto forte che assordava cielo e terra, ma nessuno aveva di lui compassione.
Sebbene lo sentivano tutti che così piangeva, tanto che non si brigavano di lui e lo lasciavano abbandonato a solo. Un pensiero mi è balenato, ma chissà che non fosse Gesù? Ma non ne sono rimasta certa. Onde, avvicinandomi a lui, ho detto: «Che hai che piangi, bambino caro? Vuoi venire insieme con me, già che tutti ti hanno lasciato in preda alle lacrime e al dolore che tanto ti opprime e che ti fa gridare così forte?» Ma che? Chi poteva quietarlo? Appena con singulti ha risposto che sì, se non voleva venire. Onde l'ho preso per mano per condurlo insieme con me e nell'atto di ciò fare mi sono trovata in me stessa. Trovandomi nello stesso stato questa mattina per qualche poco ho visto il mio adorabile Gesù che se ne stava dentro il mio cuore, che dormiva. Ed il suo sonno attirava l'anima mia ad assonnarmi insieme con lui, tanto che mi sentivo tutte le interiori potenze, tutte addormentate, senza più agire. Delle volte mi sforzavo di uscire da quel sonno, ma non potevo. Quando per poco si è destato il benedetto Gesù ed ha mandato 3 volte il suo alito dentro di me, e mi pareva che lui restasse tutto assorbito in me. Dopo mi pareva che Gesù si riattirasse un'altra volta dentro di sé, quei 3 aliti che mi aveva mandato, ed io mi sono trovata tutta trasformata in lui. Chi può dire che succedeva in me da questi 3 soffi divini? Oh, l'unione inseparabile tra me e Gesù, non ho parole da esprimerlo. Dopo ciò mi pare che mi sono potuta destare e Gesù, rompendo il silenzio, mi ha detto: «Figlia mia, ho guardato e riguardato, ho cercato e ricercato, scorrendo per tutta la terra. Ma in te ho fissato i miei sguardi ed ho trovato le mie compiacenze e ti ho eletta fra mille.» Poi, volgendosi a certe persone che vedeva, li ha ripresi col dire loro: «La mancanza di stima della persona altrui è mancanza di vera umiltà cristiana e di dolcezza. Perché uno spirito umile e dolce sa rispettare tutti ed interpreta sempre bene i fatti altrui.» Detto ciò è scomparso senza che io avessi potuto dirgli una parola. Sia sempre benedetto che così vuole, sia tutto per sua gloria. Con questi 2 capitoletti, il primo in maniera molto emblematica. Gesù non parla, ecco, ma tutta la descrizione, o parla poco, spiega soltanto questo fatto del castigo, ma non è che dà insegnamenti. E poi c'è l'immagine di quel bambino piangente. E così nel secondo questa nuova, come dire, attestazione di quel rapporto unico, ecco, e intimissimo che lui si è avuto con Gesù, e meglio sarebbe dire a cui Gesù ha messo Luisa. Sarà significativo anche riflettere su alcune parole di Gesù, no? Cominciamo dal primo. È inutile di nuovo qui rifare tutto quanto il discorso sulla retta comprensione di quel spinoso e delicato argomento che ha come nome, tra virgolette, i cosiddetti castighi di Dio. L'abbiamo già approfondito tante volte durante le meditazioni. Per cui è più fruttuoso però fissare bene lo sguardo su questo bambino piangente, perché è chiaro che quel bambino piangente è Gesù. Nessuno aveva compassione di lui e piangeva e gridava tanto forte che assordava cielo e terra. La domanda che dobbiamo evidentemente porci nella meditazione è: perché piangeva in questo modo anzitutto? E poi lasciarci interrogare, provocare dal fatto che nessuno aveva di lui compassione. Oggi è venerdì, no? E c'è un passo della Sacra Scrittura molto bello, il profeta Isaia, che
che descrive profeticamente e anche un po' allegoricamente la passione di Gesù, no? Che parla di un misterioso personaggio proveniente da Edom, località della Palestina, e con le vesti tinte di rosso. È il capitolo 63 di Isaia. Chi è costui che viene da Edom, da Bozra, con le vesti tinte di rosso? Splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza. Risposta di questo misterioso personaggio. Io, che parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere. E perché rossa è la tua veste? Riprende chi lo interroga. E i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino. Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. La solitudine, no, di Gesù oggi compare tante volte durante la passione, no? Come a cominciare dal Getsemani. Gesù nel Getsemani ha chiamato gli apostoli, pregato un'ora sola con me, e l'essere stato lasciato solo, abbandonato in mezzo a tutto quel dolore è stata una grandissima ulteriore sofferenza. Pensiamo, quando preghiamo le ore della passione, quante volte Gesù si volge intorno e cerca qualche sguardo amico, qualche sguardo compassionevole, e non lo trova, no? C'è quella scena, per esempio, caratteristica dell'ora della passione, perché raccontata da lui, se non l'avevo mai letta, insomma, fino all'altrove, di quando precipitano Gesù nelle acque fetide del torrente Cedron. Cioè, quando esce fuori tutto infreddolito, intirizzito, e nauseato dal fetore di quelle acque, volge lo sguardo intorno, cerca qualcuno e trova soltanto le risa, gli scherni e le altre violenze e insolenze degli sgherri, ma non c'era nessuno che non solo l'asciugasse e lo riscaldasse un po', ma avesse anche un minimo di compassione per lui. Nessuno aveva di lui compassione, di questo bambino. Allora, questo non aver compassione, noi non dobbiamo leggerlo troppo umanamente, attenzione, nel senso che Gesù soffriva come qualunque persona che soffre avrebbe voluto conforto, no? Perché Gesù non soffriva principalmente per le pene e nemmeno principalmente per i peccati dell'umanità, che ricadendo addosso su di lui si concentravano in tutte le pene che soffriva dandogli tormento. Ma Gesù soffriva principalmente perché, nonostante tutto quello che lui stesse offrendo e patendo, le anime si sarebbero dannate. Altro che il regno del Fiat supremo nelle anime. Questo è chiarissimo dalle ore della passione, ma è anche un punto ampiamente approfondito nel corso della storia della spiritualità. Cioè, anche quando Gesù, nell'ora della passione, quando dice Gesù: Padre, allontana da me questo calice, un'interpretazione comune, dice sì, Gesù si rappresenta la passione, ce l'ha davanti, dice: Mamma mia, è troppo grosso, non ce la fa. Cioè, ha un atto, come dire, di affidamento, dove esprime la debolezza della sua umanità. È un'interpretazione possibile. Nell'ora della passione non viene avallata questa interpretazione, viene detto che questo grido gliel'ha strappato il fatto che le anime non vogliono il regno del Fiat supremo, non lo vogliono. Dice: io sto morendo, mi sto straziando, sto bussando, sto portando il mio sangue in tutti i modi possibili e non lo vogliono. Allora il pianto disperato di questo bambino, ma anche poi conseguentemente il castigo, è il misteriosissimo tema, ma fondamentale, del dolore di Dio per la perdita delle anime. Noi non lo possiamo comprendere questo fatto qui, in pienezza. È il dolore di Dio per la perdita delle anime, che il diavolo fa tutta quanta quella guerra che sta facendo per portare le anime all'inferno, ma non certamente perché ce l'ha con noi. A noi gli facciamo soltanto che schifo, ci disprezza.
È una sua guerra personale contro Dio. Lui fa questa cosa per dare dolore a Dio, cioè questa è una prosecuzione del suo atto di insubordinazione, di uscita dalla divina volontà, che prosegue nel corso della storia. Dice, vabbè, io non ti posso fare niente a te, perché cosa vuoi fargli a Dio? Cosa può fargli il demonio a Dio? Ti colpisco nelle persone che ti amano. Fanno certi malviventi, insomma, che per fare del male a una persona non ammazzano lui, gli ammazzano un figlio, per esempio, no? Noi immaginiamoci tutti qual è la forma di ricatto peggiore che possa subire un povero malcapitato nelle mani dei malviventi, no? Non che ti ammazzo a te, ti ammazzo tua figlia, faccio del male a tua figlia o a tuo figlio, no? Questo è. Allora, attenzione. Gesù soffre per la perdita delle anime, attenzione, c'è un altro passaggio, Dio soffre non perché la perdita delle anime porti qualche dolore, come dire, qualche conseguenza negativa a lui, d'accordo? Perché lui rimane quello che è a prescindere da quello che succede, ma perché si dispiace del vedere una sua creatura intelligente andare ad auto distruggersi per tutta l'eternità soffrendo infinitamente, cioè soffre della sofferenza nostra e vorrebbe risparmiarcela questa cosa. Però per risparmiarla lui ha bisogno della nostra volontà, del nostro libero arbitrio, perché siamo creature libere. Allora come fa a provocare il nostro sì? Anzitutto con le offerte d'amore, cioè che cos'è la passione di Gesù? Che cosa ha fatto Gesù sulla terra? Più amore di questo, più dolcezza di questo, più umiltà di questo, più compassione di questo, ma che te vuoi inventare? Dovrebbe essere una cosa di questo genere talmente forte da, come dire, da provocare l'adorazione e il ringraziamento universale da parte di tutti quanti gli uomini, cioè per quello che ha fatto, tutti dovrebbero inginocchiarsi dicendo grazie a Gesù e basta. Ma non lo fanno. Anzi, questa sua condiscendenza, questa sua bontà, questo suo amore da molti viene scambiato per il fatto che Dio non esiste o che se esiste è debole, o viene sbeffeggiato, o viene fatto oggetto di scherno. Allora cosa fa nostro Signore? Prima continua, continua, continua. I cosiddetti castighi, qui capiamo di nuovo, che fanno soffrire a sua volta Gesù, perché un castigo è come un'operazione chirurgica volta a sventare la morte, d'accordo? Oppure come un'incisione, immaginiamo quando non esistevano le moderne anestesie, che tu avevi una cancrena e dovevano inciderti con un coltello arroventato, ma uno vedeva tutte quante le stelle, no? È chiaro che un genitore che vede un figlio che subisce tutte le stelle soffre, però dice meglio che gli togliamo la cancrena piuttosto che muore. Questo è, come dire, il background corretto in cui leggere, lo ripetiamo ancora una volta, i cosiddetti castighi. Quindi Gesù soffre, ma perché manda queste cose? Ovviamente non è lui l'autore, le fa fare al demonio queste, le lascia fare al demonio queste cose brutte. Perché almeno trovandosi in uno stato di sofferenza e di prostrazione, gli uomini si ravvedano, comprendano, invochino il suo aiuto e lo cominciano a fare essere suo amico, in vista del bene più grande, della salvezza eterna della loro anima. Tutto qui. Tutto qui. E quindi come si consolano le lacrime di Gesù? Primo, con un surplus d'amore e di delicatezza per tutti, cioè sono tanto indifferenti, allora io diventerò proprio, cioè te ne farò di tutti i colori, ti farò tutte le delicatezze possibili, darò tutto quanto l'amore possibile per tutti. Ecco anche tanti giri nella divina volontà, no? Ma anche però portandogli le anime. Ecco la vittima Luisa. Cioè, il regalo più grande che possiamo fare a Gesù è portargli le anime. Con i mezzi che abbiamo basta già semplicemente pregare tanto per i peccatori. E già questo è un grandissimo regalo che si fa a Gesù. Sei capace di offrire anche qualche penitenza per i peccatori? Cosa dice sempre la Madonna? Pregate, fate sacrifici per i peccatori, perché la gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Questa apparizione di Fatima, riconosciuta dalla Chiesa, autentica, al 100%, attendibile, che questo propone, no? Un tema noto, arcinoto, insomma, in letteratura spirituale.
Quindi come si consola questo bambino? Ecco, moltiplicando il nostro amore, la nostra tenerezza proprio fattiva nei suoi confronti, da esprimere nella preghiera, nei gesti liturgici, nel ricordarci di lui, capite? Nel fare gli atti di amore. Lo Spirito Santo non ha certamente difficoltà, ma anche un cuore innamorato non ha bisogno di qualcuno che gliele insegni queste cose, insomma, no? Ci arriva da solo. E opere per il bene delle anime, per il bene reale delle anime. Perché si possano convertire. E qui, prima di passare alla prima parte del secondo capitolo, vorrei un attimo raccordarmi alla seconda. La mancanza di stima della persona altrui è mancanza di vera umiltà cristiana e di dolcezza. Allora, come anche il Papa ci sta insegnando, la prima cosa da fare per portare le anime a Gesù, la prima cosa è la preghiera e la penitenza. La seconda cosa, ed è questo il modo corretto anche di intendere tanti gesti che lui fa o tante parole che dice, è che tu con le persone devi instaurarci un buon rapporto con tutti, ma con tutti tutti, soprattutto con quelli che sono lontani. Soprattutto. Perché le persone vanno anzitutto avvicinate. Non puoi tu con una persona che sta lontano, che sta, dargli subito, cioè andargli addosso con la durezza, con il rimprovero, vuol dire anche la verità, per carità, tu sei un peccatore, te ne vai all'inferno se continui, cioè, capito? È questo. Oggi siamo in grossa crisi di amore fraterno. La mancanza di schiena della persona altrui, le chiacchiere, cioè, noi dobbiamo vedere in ogni persona un'immagine di Dio, una persona che ha una dignità infinita, perché ogni persona, in quanto persona, questo è il fondamento, come dire, dell'antropologia di un vero, come lo chiamano, umanesimo cristiano. Cioè, Gesù ha versato il sangue anche per, come dire, per lo zoroastrista, adesso non mi viene, anche per i musulmani. Il sangue l'ha versato da parte sua anche per loro. Solo che c'è una parte dell'umanità che giace, come dice il Vangelo di San Giovanni, sotto il potere del maligno, che non soltanto non lo riconosce Gesù, come dice, ma a volte neanche lo conosce. E come facciamo a strappare queste anime al diavolo? Gli andiamo a prendere, cioè se si strappano così, gli andiamo a tirare subito il collo, a dire, ah, se non ti converti vai all'inferno, eccetera, eccetera, a destra e a sinistra. Oppure andiamo a sparlare male, ah, voi se non capite niente, perché non c'avete una religione falsa, soltanto la mia è vera. Spero che si capisca il senso in cui non è che uno vuole dire che la nostra non è vera, ma è il modo con cui noi ci trasiniamo. Cioè, fatta la preghiera e la penitenza, la prima cosa da fare è l'amore fraterno, la prima. Perché a questo linguaggio sono tutti sensibili. Questo è il linguaggio di Dio, questo qui. Cioè Dio ci si accosta a noi così. Quando avrà instaurato un rapporto d'amore, non ci sarà nemmeno bisogno che tu gli fai la predica, perché lui ti chiederà perché tu fai così, perché non sei come gli altri uomini. E sei diverso. Allora glielo spieghi perché lo sai, perché sono diverso. Perché quel Dio che tu non so che immagine ce ne hai, a me mi ha insegnato solo una cosa, che Dio è amore assoluto, a me mi ama infinitamente, d'accordo? Io lo amo infinitamente e mi ha detto che se voglio essere felice, se voglio fare quello che lui vuole, ha già amato tutti quanti. A prescindere dal fatto che mi amano o che non mi amano, perché vuole che si amino anche i nemici. A prescindere che abbiano fatto del bene e del male perché vuole che si perdoni il male ricevuto, e a prescindere dal colore che hanno, dalla razza, dalle cose, tutto quello che gli pare, perché comunque sia, è un'anima che lui ha creato. Sappi che quell'anima che tu te porti dietro l'ha creata il mio Dio, l'ha redenta col suo sangue. Poi pensaci, d'accordo? Non ti impongo niente, io questo è quello che credo. E sappi che se tu mi vedi, ti piace come sono, ti piace l'amore che ho, ecco, sappi che questo viene dal Dio in cui credo. Fine del discorso. Quindi i modi, cioè, ma se noi vediamo anche nelle nostre comunità cristiane la mancanza di stima della persona, dice qui altrui è mancanza di vera umiltà cristiana e di dolcezza, perché uno spirito umile e dolce sa rispettare tutti ed interpreta sempre bene i fatti altrui. Noi su questo punto dell'amore fraterno dobbiamo fare esame di coscienza, fatto bene. Cioè i nostri modi devono essere sempre affabili, dolci, accoglienti, non sta a sparlare male, niente asprezze, niente chiacchiere, niente critiche, niente diffamazioni, sparlamenti, cioè, ma io, cioè, capite?
non voglio rifare sempre le mie solite polemiche sui social network, che sono un disastro su questo qui. Cioè, tu non puoi mettere al pubblico ludibrio, l'onore e la reputazione di nessuno, d'accordo? Di nessuno, neanche del più peccatore degli esseri umani, che merita comunque rispetto, merita compassione, merita almeno che tu non ci metti il carico da 90, li ha fatti i peccati, li sconterà davanti alla giustizia divina e forse anche davanti a quella umana, ma tu non ci mettere il carico da 90, non ti mettere in quella situazione. Non andarlo a diffondere ulteriormente, non andare a sputargli sopra. Non fare così. Questo non è atteggiamento da figli di Dio, altro che regno della divina volontà, questo è atteggiamento da figli del diavolo. E lo dobbiamo dire, anche in giro, tante cose che si vedono nei mezzi di comunicazione, in televisione, trasmissioni in cui vengono messi in piazza gli affari di tutti, al pubblico ludibrio. Ma, cioè, io non le guardo queste cose, ma non, a parte che non la guardo la televisione, ma sono delle cose orribili. Orribili. Non si fanno, non si dovrebbero fare. Se uno vuole vivere l'amore dei figli di Dio. Allora, capite, com'è che, ecco, poi volgendosi a certe persone che vedeva li ha ripresi, col dir loro, no, in questo contesto, e glielo fa vedere, è una lezione che dà anche a Luisa, no? È molto probabile che un'anima buona e delicata come Luisa non cadesse in questi peccati. Tu dici, bene, Gesù dice questa cosa: figlia mia, ho guardato, così chiudiamo la meditazione, passiamo alla prima parte del secondo capitolo. Figlia mia, ho guardato e riguardato, ho cercato e ricercato, scorrendo per tutta la terra, ma in te ho fissato i miei sguardi ed ho trovato le mie compiacenze e ti ho retta tra mille. Attenzione, cosa dice Gesù? Noi quando vediamo un santo o una santa, a Luisa la chiamavano Luisa la santa, o un'anima comunque privilegiata, no? Dice, oh, a questa gli ha fatto tre aliti in bocca a Gesù. A me non me l'ha fatti, ma magari me li facesse pure a me, uno potrebbe pensare, no? E chi te l'ha detto che non te li fa nostro Signore? Ma ti devi mettere in condizione di farli innamorare. Cioè, quello che gli sta dicendo, in te ho fissato i miei sguardi e ho trovato le mie compiacenze. Cioè, a Gesù Luisa piaceva. Capito? Capito? Gli piaceva. È chiaro che Gesù ama tutte le anime, come abbiamo appena detto, di amore divino e perfetto, perché ogni anima è un atto vivente, è un suo ti amo vivente, è un atto creativo dell'Altissimo, no? E per tutti ha versato il suo sangue, a tutti offre la redenzione e a tutti dà la possibilità di accedere al paradiso. Questo noi dobbiamo sempre ricordare, non tutti ci vanno e questo è sicuro, ma che tutti abbiano da Dio la possibilità di accedervi, ciascuno esattamente nella condizione in cui si trova, come insegna Santa Madre Chiesa, è parimenti in dubbio. Ok? Quando si creano i rapporti privilegiati, però, questi si creano anche perché un'anima è certamente buona, ma tutte sono create buone da Dio, certamente, però ha preso una direzione buona, l'ha fatta innamorare Gesù. La delicatezza, l'amore che lei aveva e tante altre cose che forse non conosciamo della nostra anima, no? Quindi, perché non è che Gesù dice, vabbè, scelgo questo così a capocchia, no, 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 le scelte dell'Altissimo, i prediletti dell'Altissimo, noi non sappiamo perché lo sono, ma possiamo essere sicurissimi che non si tratta di una scelta arbitraria, cioè di un tiro nel mucchio. Questo perché. Così, no, no, non è così. Ecco, perché c'è un aspetto, e questo interroga tutti noi, ecco perché siamo interrogati tutti quanti noi, che è una corresponsione dell'anima. Cioè, faccio un pochino di esempi. Noi abbiamo sempre la mentalità, cioè è chiaro che tu, oggi è venerdì, per esempio, no? Uno potrebbe dire, ma il venerdì, durante la Via Cresima, è obbligatorio andare a fare la Via Crucis? Risposta, no, non lo è. Quindi statene tranquillamente a casa se tu ragioni in termini di obbligo. Ma una persona che ama Gesù e che è riconoscente per quello che ha fatto per noi, ma non lo chiede nemmeno se il venerdì di Quaresima è obbligatorio fare la Passione, la Via Crucis, perché se sa che in parrocchia ci sta, ci va. Capito?
perché sa benissimo che fare quel più esercizio, fare compagnia a Gesù durante le 14 stazioni, meditare sui suoi dolori e se Dio la ci aiuta anche a versare qualche lacrima su di essi, ma è un gesto d'amore infinito che si fa nei confronti del Signore. E se io lo amo, lo faccio, non c'ho bisogno di che la Chiesa deve sempre a dire obbligatorio, 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 obbligatorio. Adesso, per esempio, la disciplina penitenziaria della Chiesa è stata molto mitigata. Anticamente c'erano, la Quaresima era niente carne per tutta la Quaresima, non so quanti digiuni c'erano in Quaresima, c'erano tutte le vigilie, le quattro tempore di primavera, di autunno, di inverno, d'estate. Adesso la disciplina è mitigata, no? Ma scusate, ma se una persona ama Gesù e vuole consolarlo, vuole portargli qualche anima, per esempio gli costa tanto fare un digiuno e sta in condizione di salute di poterlo fare, ma che c'è bisogno che la Chiesa te lo mette come obbligatorio? Ah no, devi fare il digiuno! Cioè, fallo! C'è una persona che ama Gesù, ma lo fa! Dice, Signore, io ci credo, va, non sono povero nulla, sono l'ultima creatura della terra, t'offro sto digiuno, chi lo sa se servirà a portarti anche solo un'anima che si converte. Se questo, e sapendo che questo ti asciugherà tante lacrime, mio caro Gesù, che soffri per la, io te lo offro volentieri, non manco me pesa, perché ti voglio talmente bene che lo faccio volentieri, capito? Quindi, se uno entra in questo, è chiaro, cioè, non possi, cioè, se, no, non può stare, se noi stiamo dentro l'ambito della legge, ma il Santo Curato d'Ars piangeva quando parlava del terzo comandamento. Mettere come obbligatorio di andare a messa la domenica. Mettere come obbligatorio il precetto pasquale, cioè che almeno a Pasqua devi fare la comunione e la confessione. Lui piangeva, dice, ma che follia è questa qua? Ma la messa è la passione di Gesù che si rinnova. Realmente, anche se misticamente. Ma a messa bisognerebbe andarci tutti i giorni, lui diceva. Ma come gesto d'amore, ma come necessità interiore anche, capito? Chi può andare a messa tutti i giorni? Se non ci va, questo senza che uno voglia mettere pesi, lacci o carichi, ma se non ti, cioè, lo ami Gesù se non ci vai a trovarlo? No! Quindi, se non lo ami di un amore, come dire, tenero, delicato, interessato, no? Quindi che è capace di dare al Signore anche ciò che non è strettamente obbligatorio, perché tu sei comunque tenuto ad andare a messa la domenica, non più di questo, cioè non ci vai all'inferno se non vai a messa tutti i giorni, eh? Non si va all'inferno se non si va a messa tutti i giorni. Però è chiaro che più dai e più ricevi. Questa povera donna a Gesù gli aveva dato comunque tutto, perché stava, questa non ha mai visto la luce del sole, stava chiusa dentro casa, offrendosi, come vittima, aveva fatto tutto, pensando sempre a lui, giorno e notte, non fa, capite? Quando non veniva cominciava a fargli tutti quanti i suoi ricami d'amore, vieni, vieni, non era un fatto egoistico, era anche un modo con cui lui l'attirava. Gesù, che deve fare? Certo che la sua persona, come tutte, è un nulla, no? Altrove Gesù gli dice, tu sei la più piccola di tutti, tu sei un nulla assoluto, ma tutti siamo davanti a lui così. Un nulla assoluto, però un nulla assoluto innamorato. E Gesù, se uno è così, si ferma e si lascia attrarre. Quindi questo da un lato ci provoca tutti quanti a dire, ma com'è il mio rapporto con Gesù? È quello che dice lei, o l'unione inseparabile tra me e Gesù, non ho parole da esprimerlo. Chi di noi sentendo questa cosa non gli viene un po' di santa invidia? No? Ci viene a tutti quanti, ma non è questa cosa preclusa a priori, perché questa cosa è potenzialmente aperta a tutti. Bisogna vedere tu come rispondi al tutto che Gesù ti ha dato, perché Gesù ha dato tutto a tutti, perché si è speso fino all'ultima goccia di sangue per tutti. Ora, i suoi interlocutori, i suoi aspiranti innamorati, come rispondono al tutto del suo amore? Quanto gli dai in cambio? Non come se fosse un mercenario, no, ma l'amore chiede l'amore. È chiaro che uno che gli dà tutto a Gesù, è giusto che poi riceva da Gesù anche un nuovo tutto, che è una conoscenza intima e particolare di lui, che gli altri non ce l'hanno. È giusto che sia così. Non è una parzialità che il Signore fa, perché dipende anche da come l'anima si interfaccia, perdonando questo termine un po' moderno, con lui e risponde al suo amore.
Volgiamo sempre lo sguardo a te, Divina Maria. Ecco, mi viene da sorridere perché guardando e guardando sulla terra ne ha scelta una tra mille. A te il Signore ti ha scelto guardando tutte le anime da lui create in tutto l'universo, insomma, quindi certamente molto è quello che lui ha messo nella tua divina perché divinamente arricchita anima, ma lui vedeva la tua identità profonda, per noi tanto misteriosa, cioè come tu avresti affrontato quel rapporto unico che hai avuto con lui e tutto quello che gli avresti dato. Io volgendo lo sguardo a te, sovrana regina, sono sempre incantato, ecco, dal rappresentarmi e dall'immaginarmi, per quanto posso, ben poco. Chi sei tu e che cosa hai fatto, insomma, per aprire il cuore di Dio, no? Ecco, la capostipite di tutte quante queste anime che accolgono totalmente l'amore del Signore e lo ricambiano senza nessuna condizione. Questo fu espresso dalla tua rinuncia alla volontà umana fin da quando fosti concepita e poi ratificato ogni giorno della tua esistenza. Ed è per questo che nessuno ha conosciuto Dio tanto quanto te, nessuno ha avuto grazie tante quanto te, nessuno ha un'altezza tanto grande quanto la tua. Ecco, l'esempio della tua persona è l'emblema di quello su cui abbiamo meditato. Ecco, per cui quantomeno, ecco, aiutaci ad avere anzitutto quei modi molto mariani di cui parlavamo, quella dolcezza e delicatezza e amorevolezza verso tutti, nessuno escluso, e quell'amore tenero, ecco, intimo e delicato verso Gesù e anche verso di te, che ci attirerà tante grazie, tante compiacenze e, se Dio vorrà, anche tanti splendidi doni. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.